Le precipitazioni incessanti di questa primavera, alternate ad episodi di bombe d'acqua e violente grandinate, come quella che si è scagliata ieri sul Basso Vicentino, colpendo in particolare i comuni di Agugliaro e Poiana Maggiore, hanno provocato un ristagno d'acqua sui terreni che faticano a drenare e quindi provoca l'asfissia delle colture in campo. Temperature abbassate di parecchi gradi, grandinate e bombe d'acqua sembrano caratterizzare questa primavera e rappresentare una sorta di maledizione annunciata per gli agricoltori. In pochi minuti abbiamo assistito ad un cambiamento del clima indescrivibile che si è scagliato sulla nostra terra e sulle nostre case, strutture, una grandinata violentissima che ha coperto campi e strade di bianco come una nevicata. I sopralluoghi di tecnici della Coldiretti Vicenza sono in corso, ma si può affermare che per le culture erbacee più colpite il danno sia stimabile in almeno il 70% della produzione in campo. Il perdurare di queste precipitazioni non può quindi che preoccupare l'agricoltura vicentina. Stiamo vivendo una stagione che non ci dà tregua e siamo al contempo consapevoli che tutta quest'acqua, da un lato preziosa ma dall'altro maledetta, andrà di fatto persa e non potremo utilizzarla se non per la parte pur significativa che ha contribuito a rialimentare le falde nei momenti in cui le nostre culture ne avranno effettivamente bisogno.